Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale per questa nuovissima classifica. Molti di voi non hanno ancora familiarità con le bici elettriche. La bicicletta non è necessariamente il mezzo di trasporto faticoso che siamo abituati a vedere ovunque, ma quando sentite il termine bici elettrica probabilmente pensate a un mini scooter che guidano gli adolescenti, giusto? Pensateci meglio. Ci sono tutti i tipi di biciclette elettriche con diverse funzioni, ed è esattamente quello che vedremo nella classifica di oggi. Prima di dirvi di più, siate gentili e non dimenticate di iscrivervi al canale. Come iscritti, avrete il privilegio di scoprire le nostre nuove pubblicazioni prima di chiunque altro. Inoltre, attivando la campana di notifica, non perderete le nostre migliori classifiche high-tech. Cominciamo con questa bicicletta elettrica che ha alcune caratteristiche interessanti da scoprire. Essendo una bici elettrica, è dotata di un motore da 240 watt per 36 volt. Se ti piace la velocità con moderazione, questa è la bici che fa per te. Puoi infatti raggiungere una velocità massima di 25 km orari. Ha un angolo di inclinazione di 15 gradi. Questa bicicletta è dotata di una batteria a litio ricaricabile da 10 A per 36. Questo assicura un lungo raggio d'azione. Quindi se vi piacciono le corse brevi, il DYU vi porterà fino a 40 km di distanza da casa. Inoltre, come avrete capito, l'attrezzatura è pieghevole e ha un sedile regolabile. Quindi niente di cui preoccuparsi. Qualunque sia la vostra taglia, sarete a vostro agio su questa bici. Quindi potete prenderla in metropolitana, in autobus o in macchina. Offre una velocità fino a 25 km orari. Ha un'inclinazione massima di 25 gradi. Il motore di questa bicicletta ha una potenza di 250 watt e 36 volt. L'Itway contiene una batteria a litio che è rimovibile. Questo significa che siete liberi di guidare senza, se ne avete voglia. La batteria ha una capacità di 7,5 A diviso 36 volt. Questo rappresenta una gamma di 45 km di utilizzo. Avrete così il tempo di godervi un buon giro senza stancarvi troppo. Come potete vedere, questa bicicletta ha due modalità di funzionamento. In breve, ha una modalità elettrica e una modalità motorino. Qualunque sia la tua taglia, il sedile rimane regolabile. Questo vi darà anche la possibilità di guidare più comodamente. Un piccolo bonus su questo modello, avrete un sistema di controllo elettronico per darvi più tranquillità sulla vostra sicurezza quando lo usate. Continuiamo con questa e-bike di soli 25 kg. La Sane Bike è una bicicletta elettrica economica che contiene una batteria a litio rimovibile da 48 volt 10 ampere ora. Grazie alla batteria la moto guadagna abbastanza potenza per affrontare le salite veloci e se siete preoccupati per il sovraccarico della batteria, la Sane Bike ha un dispositivo di protezione contro questo. Quello che apprezzerete di più è che non vibra durante la guida. La molla della forcella anteriore ha la capacità di ammortizzare gli urti. Se si pedala spesso sui sentieri rocciosi, questo sarà molto utile. Inoltre il telaio pieghevole e il manubrio regolabile sono realizzati interamente in lega di alluminio, questo garantisce una reale solidità. Per quanto riguarda la frenata, non siamo delusi di trovare un doppio disco ABS, questo significa che si può frenare in modo sicuro, anche alla velocità massima di 25 km orari. Oltre alle 7 velocità disponibili, si ottiene anche un supporto per telefono con ricarica USB. Facciamo strada a Lancer. Ha un telaio pieghevole progettato in lega di alluminio. La sua leggerezza vi permetterà di portarlo davvero ovunque. Inoltre aumenta la sua aerodinamica. Facile da riporre, entrerà nel bagaglio della vostra auto senza difficoltà. La forcella è fatta di acciaio al carbonio ad alta resistenza. Questo vi darà la tranquillità sulla sua durevolezza. Per quelli di voi che amano pedalare alla fine della giornata, i fari sono progettati con LED luminosi per garantire la sicurezza sulla strada. E se questo non basta, usate la campana. Ora parliamo della batteria. La batteria di Lancer è fatta di ioni di litio. Viene anche fornita con un caricabatteria intelligente sempre a litio. La tensione di questa batteria è di 36 volt a 8 ampere ora.
Con una batteria completamente carica potrete pedalare fino a 50 km. Le 7 marce che offre questa bicicletta ti permetteranno di salire le colline senza troppe difficoltà. Continuiamo parlando dell'NCM. L'NCM è dotata di una batteria a litio ad alte prestazioni e anche è rimovibile per quelli di voi che amano testare i propri limiti di resistenza di tanto in tanto. Ha una batteria Dehok 540 Wh, 15 Ah di alta qualità. L'autonomia è piuttosto standard, sarete in grado di percorrere almeno 40 km senza pedalare a una velocità media di 25 km orari. C'è un piccolo bonus per coloro che amano scattare foto e fare chiamate mentre pedalano. Potete caricare il vostro smartphone con la porta USB integrata. Il telaio di questo modello è in alluminio. Oltre al telaio, anche l'attacco, la sella e i pedali sono pieghevoli. Quando si usa l'NCM si ha la possibilità di godere dei suoi 6 livelli di assistenza. Per chi ama guidare con precisione, questa è la moto che fa per voi. D'altra parte, non è economica. Tra le biciclette elettriche pieghevoli, la Engwe merita il suo posto tra le migliori. Si tratta di una bicicletta ad alte prestazioni con un motore a 48 volt. La batteria è una batteria a litio rimovibile da 48 volt 12.5 Ah. Avrete anche la possibilità di utilizzare una bicicletta con un chilometraggio di oltre 40 km. Il telaio di questa bici elettrica è realizzato in lega di alluminio 6061. Avrete anche una forcella a sospensione anteriore con un blocco meccanico. La sella e il manubrio sono ovviamente regolabili per massimizzare il vostro comfort durante la guida. Apprezziamo molto i piccoli tocchi che aggiungono un po' di sicurezza a questa moto. Per esempio, con questa bicicletta si ottengono freni a disco anteriori e posteriori. Questo vi permetterà di fermarvi in modo sicuro, non importa quanto velocemente state andando. Il sistema di trasmissione ha un totale di 7 velocità. Questo vi dà più tempo per pedalare. E ora facciamo uno zoom sulla Ride 66 che ha un sacco di sorprese in serbo per voi. Per cominciare è dotata di una doppia batteria. Quella principale è una batteria a celle LG da 12,8 Ah, mentre la batteria di riserva è di 10 Ah. Non solo ha una gamma più lunga, ma è anche più rassicurante in caso di guasto. Il motore ha un limite di velocità a 5 stadi. Quindi se tendete a guidare troppo veloce sarete comunque al sicuro. Questo modello è comodo e pratico. Per una maggiore sicurezza il telaio è in lega di alluminio. Con questa bici avrete accesso a 3 modalità di funzionamento. Una è completamente elettrica, una è a pedalata assistita e una non è a pedalata assistita. L'ultima vi permetterà di mettere alla prova le vostre gambe. Questo è tutto, gente, abbiamo raggiunto la fine della nostra classifica, speriamo che vi sia piaciuta. Ma diteci, quale bici elettrica vi piace di più di tutta questa lista? Ditecelo nei commenti. D'altra parte, se non vi siete ancora iscritti al canale, andate a farlo. Iscrivetevi e soprattutto cliccate sulla campana di notifica per scoprire molti altri prodotti high-tech molto presto.